A questo punto abbiamo fatto riferimento al faro che deve guidare la nostra intelligenza e il nostro operare, che è appunto il Vangelo della creazione. Abbiamo visto che questo Vangelo è tradito attualmente. Abbiamo visto che questo Vangelo tradito tradisce le aspettative dell'umanità, perché c'è un collegamento fra il benessere ambientale e il benessere umano. E ci chiediamo, qual è la coscienza generalizzata dell'umanità di fronte a queste problematiche? Ecco, vorrei a questo punto leggervi qualche frase dell'enciclica che io condivido pienamente, ma dal momento che il Papa Francesco non può essere soltanto l'occasione, ma anche colui che ci fa riflettere. E io penso che il primo aspetto grave che poi devo dire, non capito nemmeno, non dico sottaciuto, perché sottaciuto significa che io so ma non ne parlo, è che oggi noi non abbiamo una cultura e una mentalità globalizzata. Noi tutti parliamo di globalizzazione, sappiamo di stare in un tempo di globalizzazione, ma guardate la Lega, ma guardate il provincialismo di tante attività comunali e così via, che pensano al proprio giardino e pensano di risolvere i problemi così. Pensate come in Italia si affronta il problema della mafia, è una cosa del sud. Quando va? Come sta risolvendo? Quindi tutto sommato, cioè, noi abbiamo ancora una cultura provinciale di coltivare i miei interessi. Guardate come si sta risolvendo adesso il problema dell'immigrazione. Ogni Stato dice mi conviene o non mi conviene, lo faccio o non lo faccio. Non c'è ancora vivamente in giro una mentalità che o il mondo sta bene, e allora noi stiamo bene, e magari per il bene del mondo dobbiamo spingere la cinghia, perché non si ottiene niente gratis. E questa è un'altra stupidità che io vedo in tante persone che vogliono migliorare il mondo senza spingere, senza rinunciare. Vabbè, non è possibile. Gesù Cristo ce lo insegna con la passione, morte e risurrezione. Ogni risurrezione, ogni trasfigurazione parte da una privazione, da una rinuncia. È illusorio e utopistico pensare che io non devo mettere in discussione quello che sono, quello che possiedo, per migliorare il mondo. È utopistico ed è ingannatore. Non c'è questa mentalità di globalizzazione. Al numero 202, così si esprime Papa Francesco, molte cose devono riorientare la propria lotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Mutua appartenenza all'umanità. E naturalmente, ancora più grande se vogliamo, oggi, dal momento che dove c'è una società c'è bisogno di un governo di questa società, non c'è un'autorità politica mondiale. Non c'è. E ovviamente anche gli stati nazionali sono impotenti e molto spesso sono contrapposti degli interessi, perché non hanno una capacità di gestire quello che può essere bene comune. L'uomo fa ridere. Diciamocelo chiaramente. Le istituzioni cosiddette mondiali, il G7, il G20, metteteci quello che volete,
sono delle false. Tutti sono interessati a loro stessi. Viene sempre tradito il bene comune. Finché non ci sarà davvero una coscienza globale e una autorità politica globale, non ci sarà futuro per l'umanità. Ci saranno guerre tra poveri e ricchi, ma guerre. Ciò che invece c'è di globale, guardate un pochettino, sapete qual è? Molto spesso Francesco chiama l'indifferenza, la finanza, l'economia, quella si chiama globale. Chi governa il mondo? La finanza. Basta un clic oggi e si decidono le sorti della Grecia, la Grecia. La Grecia è stata costretta a fare certe scelte perché non ha deciso il popolo greco e nemmeno il bene dell'umanità. Ha deciso di mettere dei soldi che poteva dare, ma non dare questi soldi per salvare. E potete fare un sacco di esempi di questo genere. E ovviamente la finanza ha un obiettivo di bene comune o il profitto. E di che cosa parliamo allora? E come possiamo pensare che in questa situazione di egoismo particolare ci possa essere il bene dell'umanità? Sì, profitto istantaneo anche non accettato. Capite molto bene allora quali sono le situazioni attuali, compreso anche quello che dicevate voi, io vi leggo perché tutto sommato il numero 175. Mi ha fatto piacere trovare questa enciclica, quello che io penso un po' da tanto tempo, ma di cui non si parla mai. Siamo presi sempre da un particolare, globale. È necessaria questa autorità politica mondiale. Al numero 175 il Papa dice con chiarezza: urge la presenza di una vera autorità politica mondiale, quale è stata già tratteggiata dal mio predecessore San Giovanni XXIII. Però non è di Papa Francesco questa citazione, ma è di Benedetto XVI e qui per decisione di Giovanni XXIII. Quindi praticamente è questa la situazione in cui ci troviamo. E che cosa possiamo fare? È la domanda che sorge spontanea e mi accingo un po' alla conclusione delle mie riflessioni. Quali rimedi e quali possibilità noi abbiamo se a un certo punto abbiamo preso coscienza di questo malessere, cioè stare nel male, è sociale, è ambientale? Quali rimedi ci possono essere? Fra le proposte che fa Papa Francesco, io ho fatto una mia personale gerarchia e ho messo al primo posto la formazione delle coscienze, di cui non parla nessuno, perché la formazione delle coscienze non appare, non porta molto, è difficile, produce frutti a distanza di media e lunga gittata, ma senza la formazione delle coscienze si passa da dittatore a dittatore, si passa da mano ad altro mano. Al numero 214 il Papa dice: alla politica e alle varie associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze. Compete anche alla Chiesa.
Ora, ogni Papa è un po' ingenuo, oppure il Papa è critico. Non credo che quando dice che alla politica compete la formazione delle coscienze, pensa alle cosiddette scuole politiche dei partiti, perché lì proprio di coscienza non se ne fa, anzi, forse vengono deviati. Credo che il Papa non sia ingenuo, ma forse è critico nei confronti di coloro che, proprio perché dicono di volere il bene comune, si presentano per avere il bene comune. Io non so se qui c'è qualche politico, perché non me ne voglio, ma io da sempre mi pongo la domanda, quando io come prete, come parrocchia, eccetera, chiedo di partecipare a quelli che possono essere delle iniziative, laddove c'è, per esempio, da fare educare i ragazzi che stanno in mezzo alla strada invece di portare in oratorio, ma bisogna avere degli educatori vicino. Faccio fatica a trovare persone disponibili quando si tratta delle votazioni e di quello che può essere la partecipazione alla vita politica. Lì si ammazzano per poter stare. Come mai? Bene comune l'uno, bene comune l'altro. Poi dopo ci sono tutti gli interventi della magistratura e così via, che ci spiegano come l'ipocrisia è grande. Le coscienze sono il futuro dell'umanità. Il mondo non sarà mai cambiato dall'alto, ma dal basso. O l'umanità si prende cura di se stessa e cresce, oppure l'umanità sarà sempre dominata da qualcuno che la sfrutterà. La formazione delle coscienze, che non sempre è appariscente, non dà immediatamente risultati, è l'unica che può portare le persone ad acquistare libertà dal proprio egoismo, libertà dalle oppressioni dei partiti, libertà a servizio del bene comune. Se tutti noi che abbiamo preso atto di questo valore ci dedicassimo a questo servizio, il mondo andrebbe avanti molto più velocemente. Un altro aspetto che dobbiamo imparare ad applicare al nostro vissuto, proprio perché abbiamo visto poc'anzi, difatti siamo entrati in un'era di globalizzazione, ma non c'è un potere politico di globalizzazione, e allora bisogna gestire la nostra vita secondo quella massima che qualcuno di voi ha già sentito altre volte: pensare globalmente, agire localmente. Che significa pensare globalmente, agire localmente? Che io non ho il potere di intervenire su fenomeni di grande portata, ma ho il potere di intervenire nel piccolo in cui vivo. E questo piccolo lo devo pensare in prospettiva globale. Non risolverò tutti i problemi, ma qualche lieve, diciamo, progresso localmente io lo devo portare, soprattutto a livello sociale e politico locale. Pensare globalmente, operare localmente. Io credo che questo debba essere definito, o meglio, questo pensiero nel numero 179 da parte di Papa Francesco. Persino la vendita della produzione in eccesso. Ecco, questo esempio dice